possiamo invitare le squadre a nelle panchine, perché dopo il fischio dell'arbitro Pais possiamo iniziare la presentazione delle squadre in maglia azzurra. Accogliamo con gli applauso lo Jadran Trieste, numero 3 Ivan Gulic, numero 4 Mattia Batic, numero 6 Luca Bellettini, numero 8 Borut Ban, numero 12 Carlo De Petris, il numero 16 il capitano Sasha Malalan, numero 20 Luca Ignjaković e il numero 25 Stanko Rajčić. Allena il signor Boris Vitez. In maglia gialla la selezione del Friuli, numero 2 Lorenzo Bellese, numero 3 Mike Cucu, numero 4 Pierluigi Mozzi, numero 5 Claudio Morini, numero 6 Tiziano Floreani, numero 7 Lorenzo Molinaro, numero 8 il capitano Federico Bellina, numero 10 Michael Lewis, numero 12 Giorgio Romanin e numero 13 Andrea Crussa. In panchina coach Lorenzo Bettarini. Abbiamo anche un assistant coach, il signor Us Diop. Ciao caro, che contento vederti. Ed ora attenzione, alziamoci in piedi perché per la prima volta suoniamo l'inno del Friuli. Sicuramente questa è la prima volta che lo sentite, alzi la mano chi l'aveva già sentito. Eccolo, l'unico che ha sentito l'inno era lui, ma lei è un veri Furlan. Ovviamente pagherai da bere a tutti. Ci siamo dimenticati della parte più importante del torneo, ossia al tavolo la famiglia Bertacchi, la signora Ilva, il signor Gualtiero, assistiti anche dal cane, e al cronometro e al tabellone il signor De Agostini. Sono assolutamente
imprescindibili dal Valle o dalla pre-Valle d'Algei, e gli arbitri invece sono la inossidabile, incorruttibile, infallibile coppia Caroli Pais. E buonasera a tutti dal Parco del Basket di Tricesimo, dove in una serata a suo modo storica si affrontano per la prima volta la selezione del Friul e gli ospiti, che non a caso di scelti hanno accettato di venire molto gentilmente, lo Iadan Trieste, società e squadra che da sempre promuove lo sport nelle comunità di espressione slovena delle province di Gorizia e di Trieste. Quest'anno poi complimenti allo Iadran, che sta promosso dalla C-Gold, speriamo che trovi anche una casa, perché il palazzetto in cui ha giocato finora non era agibile. Diamo lettura delle formazioni in campo, qualche defezione ovviamente tra le file dello Iadran, che ha aggregato qualche giovane in più. Lo Iadran agli ordini di Boris Vitez schiera con il numero 3 Ivan Gulic, con il 4 Mattia Batic, con il 6 Luca Bellettini, con l'8 Borut Ban, con il 12 Carlo De Petris, con il 16 lo storico capitano Sasha Malalan, con i 20 Luka Ignjatovic e con i 25 Stanko Rajčić. Agli ordini di Lorenzo Bettarini, allenatore della selezione del Friul, si schiereranno con il 2 Lorenzo Bellese, con il 3 Michael Cuccu, con il 4 Pio Luigi Mozzi, con il 5 Claudio Munini, con il 6 Tiziano Floreani, con il 7 Lorenzo Molinaro, con l'8 il capitano Federico Bellina, su cui è inutile spendere parole, con i 10 Michael Luigi Luis, con i 12 Giorgio Romanin e con il numero 13 Andrea Colussa. Siamo leggermente in ritardo, ma l'espletamento delle formalità pre-partita ha preso un po' più tempo del previsto. Coppia arbitrale che è composta da Carole e Weiss, che sono offerti anche loro per partecipare di questa serata, come diciamo, a suo modo storica. Iniziativa di Daniele Puntel, che ha da tempo promosso nell'ambito prima di tutto del calcio, ma non solo, di tutti gli sport di squadra, la creazione appunto di una selezione dal Friul che potesse riunire giocatori di espressione friulana, non necessariamente giocatori che in questo momento militano in squadre del territorio, ad esempio Lorenzo Molinaro, il Cassa 92, ha una lunga carriera tra specialmente in A2. E l'anno, la stagione appena passata l'ha disputata a Faenza in Serie B, o il giromondo Claudio Munini piuttosto che Andrea Colussa, reduci da una ottima stagione in doppia cifra di realizzazione media con la Mami.eu di Oleggio. Squadre che stanno per scendere in campo, vediamo quali saranno i cuidetti scelti dai due coach. Vediamo Sasha Malalan per gli ospiti, che saluta Bellina, suo omologo capitano, quindi Bellina, Luis, Romanin, Munini e Molinaro per la selezione da Friul, Gulic, Malalan, Ignjatovic, guardate, sono mio Batic e il numero 25 Rajčić, grazie a Gaso, speaker della serata, per il incontro. Palla 2 che sarà alzata da Usman Diop, garito ritorno, venuto a salutare il suo vecchio maestro Lorenzo Bettarini, il suo coach in quel di Feletto, quando la carriera di Us, quest'anno most improved player a Sassari, e iniziò tanti anni fa. Palla 2, scodellata. Prima palla per la selezione del Friuli. Claudio Munini a impostare l'azione. Grazie. Luis in post, fuori per Pellina, ancora Luis, fuori dalla linea dei teglie, tre punti. Cerca il tiro da fuori, un airball, nessun problema. La rimessa sarà per la Iadran. Mette a fondo Gulic. Ecco, Malalan che attraversa la metà campo, una bella serata, leggermente calda, ma tempo molto clemente questa sera. Ecco, subito Rajčić da 3, errato, rimbalzo di Munini, spinge il contropiede di Munini, poi si ferma, trova Bellina, taglia sul canestro Luis, il prescelto invece Molinaro, trippa di Molinaro, lunga, rimbalzo è di Ignjatovic. Gaso ricorda i giocatori che si può anche tirare da 2, palla rubata con grande velocità.
da Romanin. C'è una cotta telecronaca da parte di Gaso. Molinaro sotto canestro. L'ultimo tocco. L'ultimo tocco è di Munini, palla Jadran. Ci ha raggiunto intanto Daniele Puntel, il promotore di questa serata, a cui non potrò dare del lei perché ci conosciamo da più di qualche mese, penso 600 mesi più o meno. Abbiamo detto l'altro giorno, no? Più di 50 anni. Ecco, non era necessario che tu lo specificassi, tanto Gulis da fuori, errato. Possiamo anche prenderci delle pause dalla telecronaca perché Gaso ci sta supportando con la solita verve. Ampiamente. La tripla tentata, ancora da tre, Romanin, sono i primi tre punti della selezione del Friuli. Sono i primi tre punti della storia del Friuli nella Ballet Algei. Questo penso che conti qualcosa. Tante cose, spalti gremiti questa sera, mi ha detto di una serata molto mite, molto interessante. Ancora. Ha ragione Gaso, tirano spartite solo da tre punti, è una gara tipo stile NBA. Mentre ancora Romanin a spingere il pallone, Bellina fuori dalla linea dei tre punti, Munini. Trova Luis, lunga la sua conclusione. Ennesimo tiro da tre punti. Comunque abbiamo in campo una formazione abbastanza di veterani, no? È una per il momento. Piuttosto esperta, sì, i giovani non ci sono ancora. E infatti vediamo un 85 come Munini, un veterano del parquet. Altro tiro da tre, anche questo errato. Non abbiamo la possibilità di darvi i parziali personali, mentre Romanin penetra. 5 punti di Romanin. A 7.30 dalla fine del primo quarto, 5-0. Con palla di Malanan per Rajčić, che tante cose l'anno scorso nella Serie B slovena con il Postumia. Altro veterano, credo un classe 86, il numero 25 degli ospiti. Grazie della chicca, cioè giocava da straniero in Slovenia? Giocava da straniero in Slovenia, probabilmente però per il suo status non era sloveno. Adesso ancora un contropiede, grande Romanin, che potremmo dire in perfetto friulano, Romanin on fire. Daniele, friulanissimo. Mattia Batic a portare palla però Jadran, trova Gulic, ancora Batic, vediamo che la concentrazione forse non è quella dei playoff per lo Jadran, quest'anno i playoff li ha vinti. Tripla aperta, il numero 20 Ignatovic, altro errore. Perché dobbiamo ricordare che lo Jadran, infatti, non so se l'hai già ricordato prima, è reduce dalla promozione, diciamo promozione della nuova B2, definiamo così, quarta serie. La nuova B interregionale. Ricordavo anche, magari salutando il nostro amico Giovanni Adami, che è come se fosse qua, so che ti ha mandato un messaggio simpaticissimo di auguri. Bisogna trovare una casa allo Jadran, perché la palestra in cui giocavano in Serie C non è purtroppo... Ah, questa è anche un'altra chicca che... Ma io mi informo, cioè, ragazzi... No, sei un professionista. Palla sotto! Diamo spettacolo! Molinaro! D'altra parte Molinaro. Quest'anno ha giocato con i Raggio Stalis di Faenza, ma il reduce da 3-4 stagioni prima di quella appena conclusa, di grande spessore in Serie 2. Altra palla rubata, però l'apertura è per nessuno. Altra tripla tentata da lui Jadran e realizza Batic. Dobbiamo Batic dire che Lorenzo Molinaro è un innesto proprio di Lorenzo Bettarini, proprio per amicizia di Lorenzo è venuto a fare questa partita. Perché intanto sbaglia Molinaro da tre. Molinaro, grandissimo giocatore. È un giocatore che difficilmente può giocare in un campetto d'estate. Compleanno, si è fatto tatuare. Esce intanto proprio Lorenzo Molinaro. E mi pare sia Andrea Colussa ad entrare. A torso nudo e non ci sarà alcuna differenza. Noi cerchiamo di mantenere una parvenza di serietà, caro Daniele, però Gabriele Gaso non ci sta aiutando in questo momento. Palla sotto, molto bella. Beh, per Sasha Malanan. L'ingaggio di Gaso era destinato, insomma, sapevamo che ci avrebbe portato su questa linea, no? Sì, io non mi permetto di chiederti quale sia l'ingaggio, cioè l'entità del contratto, perché... Alimentare. Molto solido, liquido, non te lo chiediamo, va bene uguale. E... cambio per la selezione Friuli, esce altro cambio per Friuli, Bellina, esce Bellina. E qua diciamo che facciamo un salto generazionale, no? Eh sì, entra Gigi Mozzi, 2,07 metri, classe 98. Anche lui è uscito da una promozione con il sistema Pordenone. Esatto, giocheranno nella stessa categoria. Altra tripla molto bella. Punti anche per di Gulic. 9-6 a metà del primo quarto, che è andato via molto velocemente. Attenzione ancora Munini in angolo, esita,
trova Luis, scivola sul fondo campo alla Cagnazzo, stoppato su 2-3, ma ancora Luis molto veloce a capire dove andasse la palla, tripla corta di Colussa e Trieste. Non abbiamo visto ancora i balzi di Colussa, ma dovrà anche lui riscaldarsi. Rimbalza sul tiro sbagliato da parte di Gulic, proprio di potrebbe Colussa. Essere l'occasione, attenzione, no look di Luis, non capitalizzato dal selezionato da Friul, che però recupera il rimbalzo, palla dietro la schiena per Munini, da sotto fallo degli arbitri, non parliamo perché sono talmente inattaccabili come dice Gaso, che sanno sicuramente sempre nel giusto. Andiamo per la prima volta in lunetta. C'è un cambio per la selezione Friuli, entrano Cucu e Floreani. Entrano, ecco, Luis, beh, Floreani, trentenne, e Cucu molto giovane. Abbassiamo da, di nuovo l'età, ulteriormente. Cucu, tra l'altro, reduce dalle finali. Dalle finali nazionali ad Agropoli con la Web Cividale. Il primo libero di. Dato anche ai liberi, bisogna assestare il mirino. Secondo libero, anche questo lungo. Il rimbalzo di Gnatovic. Diciamo che lo Jadran si è prestato, e secondo me è anche significativo che siano loro ad affrontare Friul per la prima partita della storia della tua selezione. Però chiaramente alcuni giocatori hanno marcato visita questa sera. Sì, beh, sicuramente il pensiero è stato quello di confrontarsi contro un'altra selezione, definiamola così, di minoranza, visto che lo Jadran rappresenta da sempre nella storia la minoranza slovena, facendo un po' così da collettore al movimento sportivo del basket della minoranza slovena, e quindi mi sembrava il caso, e abbiamo trovato una sponda buona anche in Boris Vitez, ex grande cestista anche a livello nazionale, e quindi c'è stata questa bella possibilità. Sì, è vero, non sono tutti, ma è sempre bello poter iniziare un certo tipo di rapporto con queste selezioni. Non nego che in un futuro potrebbe essere interessante allargare questa cosa ad altre selezioni a noi vicine. Certo, intanto mentre ci facciamo gli affari nostri, 11-7, un libero di Gulic e un tiro dall'angolo di Munini, che la mano ce l'ha, come ce l'ha spavuta. Intanto sì, è impossibile rimanere seri e professionali con Gaso che parla, ma corto il tiro di Rajčić, perché però riesce a recuperare la palla, sfortunato, il canestro sputa la sua conclusione, palla in uscita molto bella da parte di Colussa per un altro no look. Ancora attacco. Ciao. Buona la difesa. Vi ricordiamo che a metà tempo ci sarà dello Jadran. Il tiro da metà campo di Batic. Ma Borgban, che è il miglior realizzatore della Serie C degli ultimi anni, è in campo o no? No, mi sembra. È in campo in questo momento. È entrato prima nel quintetto? No. No. È il quintetto. Eccolo, l'unico. Mi sembra che si guarda. Esattamente. L'ho chiamato ed entra in campo l'esperto Borgban. C'è un cambio, è entrato Borgban, è uscito Mattia Batic. Classe 92, quindi esperto, ma se noi parliamo dei tempi in cui ci siamo conosciuti, potrebbe essere, non dico nostro figlio, ma quasi. Eh no, assolutamente nostro figlio. Esperto dal punto essere. Di vista dello sport. Cestistico. Attenzione. Ancora schiacciatissima per Luigi Mozzi, che dimostra. Stiamo dando spettacolo. Eh sì, Friuli è 13-7 con questa schiacciata di Mozzi. Senza esitazioni, Rajčić fuori, ancora Borgban, blocco portato da Rajčić, Ban trova proprio Rajčić, palla sporcata da Munini che però raggiunge Pellettini, tripla di Rajčić che scheggia appena il ferro, Ignatovic fallo su canestro. Fallo. Bravo Ignatovic a seguire il rimbalzo sul tiro corto di Rajčić. Tra l'altro qua vicino noi abbiamo Usman Diop, no? Che prima si è prestato anche una simpatica intervista, no? Quindi una gradita presenza, direi. Usman Diop, anche lui abbiamo ricordato nel pre-partita, mentre alzava la palla 2, virgulto di Feletto quando arrivò dal suo paese natale, poi passaggio all'Apu e poi lo sbocciare definitivo in Sardegna, dove Sardar credette in lui, doppio tesseramento con Cagliari e poi best improved player quest'anno con anche Torino uno. forse è andato anche a Torino, è vero,
altra squadra di proprietà della, sempre, esatto, di Sardegna. Bravo, quindi ha fatto due anni in A2 con la seconda squadra di Sassari, adesso due anni che è in pianta stabile, mi sembra. C'è un passaggio ambizioso di Munini per il fondocampo. Esce Claudio Munini in campo, Lorenzo Bellese. Diciamo che viene cambiato per dare spazio a Patuti, non certo un cambio punitivo. No, assolutamente. Stiamo scherzando. 13-11, tanto con un 4-0 di parziale degli ospiti che a 90 secondi dalla fine del primo quarto si rifà sotto in un clima bello, di grande sportività. Gulic ancora da tre. L'errore è piuttosto ripetuto, sempre corto sull'angolo. Bello gioca a due con il fallo sul tratto di Colussa. Fermato con un fallo. Bravo Bellese a vedere Colussa sulla penetrazione. Sì, poteva essere l'occasione per vedere la prima schiacciata di Colussa. Beh, purtroppo però il difensore Jadran non è d'accordo con te. Yes. Va il primo. Bravo Colussa. Diciamo quest'anno vado a memoria, 13,9 punti di media con la mami.eu di Oleggio. Penso anche con buone percentuali, visto che normalmente schiaccia. Beh, però, come diceva molto troppo modestamente Bettarini, certe volte le percentuali sono anche guidate dalla squadra. Attenzione, gran cameriere di Pierluigi Mozzi con una selezione da Friuli che gioca una bella è piacevole per la canestro, pensando che probabilmente non si sono mai incontrati per un allenamento serio, o forse ne avranno fatto uno. No, zero. Ecco, appunto, potevi dire uno, almeno un po' più professionali. Attenzione, Bellettini, squadra di Ban fino in fondo, bravo Borban. Canestro. Diciamo che questa può essere l'essenza del basket, no? Il campetto estivo penso che possa essere. Attenzione, Mozzi, scusa, ti interrompo, però non è d'accordo con Ignatovic che gli. Come si dice? Certo che Franco sarebbe bello così nel nostro piccolo riuscire a creare un qualcosa, non dico simile, ma che si possa avvicinare un po' ai Giardini Margherita di Bologna, no? Attenzione, Michael Cucu per la presa di Cristian, suo papà, segna la tripla. 20-13 si distanzia, hai perfettamente ragione, però purtroppo chi è più esperto di noi come Lorenzo dice che probabilmente oggi i tempi per l'oratorio e il campetto, cioè noi l'asfalto del campetto dietro l'abbiamo a provato l'abbiamo sulle nostre ginocchia, esattamente, dove si scivola e non è certamente grande. Bravissimo. Grandissima la realizzazione di Bellese che segue il rimbalzo sulle ore di Colussa che non ha schiacciato. Tu che sei io un attento primo quarto, 22-3. Che parziale abbiamo creato alla fine? Eravamo 18-17. Eravamo 17, eravamo 1-7-1-3, 22-13 con una tripla di Cucu e la realizzazione in 5-0 finale. 5-0 parziale. Ricorda gli sponsor, Gas, giustamente, copia e incolla, non a caso azienda del qui presente Daniele Punta. Invece mandiamo un saluto a Stefano Pontoni, che doveva essere al tuo posto a commentare stasera e ha adotto motivi professionali. E adesso invece speriamo di creare invece una bella sinergia, visto che così ci siamo parlati, speriamo che si possa creare un qualcosa di interessante assieme, no? Ma guarda, a me piacerebbe per esempio fare ogni tanto, io penso, spero che questo non sia un unicum, ma sia la prima di una serie di partite, calcio, futsal, hockey su prato, non lo so, direi tu, dipende dal tuo tempo e certo, dalla tua famiglia se ti lascerà, esatto, andare avanti con le tue cose. Con le mie pazienze. Esatto, ma una telecronaca del friulano, per esempio, con Enrico Turroni, che saluto, anche lui so essere molto partecipe con il direttore Missana di questo progetto, potrebbe essere interessante. Si ricordava di quando aveva fatto appunto questa telecronaca italiana friulana di Udine Trieste Derby qualche anno fa, con tutti i Fogolar Furlan del mondo collegati con noi, più di 22.000 contatti. A proposito, dovremmo essere, non ho controllato, dovremmo essere anche sulla pagina dell'Ente Friuli nel Mondo, quindi salutiamo tutti i friulani in giro per l'Italia, per l'Europa e nel mondo. Guarda, quando penso ai focolari, io che giro il mondo per lavoro e li ho conosciuti, guarda, mi vengono i brividi, perché quello che i friulani hanno fatto in giro per il mondo e non è piaggeria e non è autocelebrazione, è incredibile.
due sole cose: il più grande ospedale di Toronto è all'interno del club friulano, del Folklore Furlan, da Famè Furlane, come si chiama lì, la CN Tower, che è una torre alta 666 metri, costruita con un brevetto friulano per evitare che si spacchi con il vento. Queste sono due cose, ma in Argentina, in Brasile, in Stati Uniti. Vabbè, dai, poi ci mettiamo a piangere, parliamo di pallacanestro, iniziato no, il secondo quarto. Tra l'altro anche le persone dell'ente Friuli nel mondo mi dicono che anche mi viene la parola i dirigenti, anche se non sono i dirigenti, diciamo che le persone che sono dietro ai Folklore Furlan si stanno anche un po' ringiovanendo, diciamo, questi Folklore Furlan. Quindi diciamo che sono o friulani di nuovissima generazione, di nuovissima emigrazione a prendere in mano i Folklore Furlan, o sono giovani comunque di seconda e terza generazione, e quindi anche questo penso possa essere una cosa interessante, perché le cose vengono portate avanti e possono proseguire. Intanto showtime qui con Mozzi che trova con Floriani sto canestro. Floriani anche lui si iscrive a referto 24-13, quindi si amplia il divario con Borutban che sbaglia prima e adesso non penso, non siamo arrivati mai in doppia cifra di vantaggio, no? No, ancora vediamo, no, adesso 24-13, sì, esatto. Attenzione, bravo Floriani a frustrare l'iniziativa di Gulic, che ha cercato di rubare palla ancora fuori per la penetrazione a passaggio a pelo, ma tripla tentata, scheggiato il ferro, tripla di Colussa era decisamente forzata, ma non poteva fare altro. Altra palla rubata, però molto bene, sempre da Bellese. Colussa, Floriani fuori. No, non è vero, non è sino uguale. Attenzione, fallo. E ora stava proprio abbassa le braccia e quindi è fallo. Questa è una cosa che ho imparato. Stava caricando per affondare la schiacciata. Esatto. L'ennesima schiacciata del primo tempo, 9.41, no, 8.41, scusate, perché il tabellone il cronometro del tempo lungo è messo abbastanza diagonale, da cui è difficile guardarlo. Invece non sto vedendo, dov'è il cronometro dei 24 secondi? Nella mente degli arbitri. Ah, ok, cioè il signor Caroli conta. L'altro 2 su 2 ai liberi, con una grande precisione da parte di Mozzi, che sembra essere tra quelli che ha preso più seriamente questa sera. Che da centro, no? Insomma, è una cosa simpatica da rimarcare. Corto la conclusione di Borutban. Continua a prendere rimbalzi difensivi, Mozzi. Tra l'altro. Bella la palla. Un po' troppo arretrata forse la palla sulla corsa di Colussa. Sì, un po' lenta, la palombella è stata... Attenzione qui. Prendendo un po' troppo Sasha Malalan, però riesce a recuperare la palla. Forse erano Bellettini anche passi, per... ma non importa. Ma no, dai, i passi ormai sono... Non esistono. I passi, guarda... Yes! Bravo, molto bravo. Ignatovic è molto bravo, una buonissima mano. Ma d'altra parte lo Jadran è una squadra estremamente tecnica. Attenzione, tripla tentata errata da Mozzi, che ormai è on fire anche lui. Altra tripla, sbaglia anche Michael. Michael Cucu, scusate. Fallo di Mozzi sul recupero, e praticamente adesso Mozzi uscirà. No, questo forse in campionato sarebbe stato anche intenzionale, no? Non è antisportivo, perché lui ha cercato nettamente la palla. Devo fare un po' di... deve fare il cronista casalingo, quindi ha cercato la palla. Era un paio di metri indietro, attenzione. Borutban, portare palla, ancora Gulic, ennesimo tripla, sempre... Gulic prende sempre il ferro da quella parte. Esterno. Esatto. Corta sulla parte destra del ferro, peccato poca energia, intraprendenza poca energia di Michael. C'è Bellettini, forse l'appoggio mancino non ha avuto abbastanza forza, forse dovrebbe attenzione che Mozzi in ormai fase difensiva c'è, è bello presente anche qui sull'arresto, sì, lasciamo vabbè, ma passare. Tanto ormai subito Gaso si arrabbia perché i giocatori non stanno tirando da due, solo da tre. 26-15 intanto, con il parziale interrotto con il canestro di Ignatovic. Borutban a portare palla, trova Bellettini. Errore di Malalan da concentrazione. Pensava un po' di indolenza. Sì, pensava già. Attenzione, fino in fondo Floriani, corto però, pronto al rimbalzo, sbagliato da parte di... Qualcuno ha messo un tappo. Ecco, ancora Mozzi, pensa al tiro da tre, poi... ci ripensa, trova Floriani. Ancora Floriani con un bel movimento sul tiro da tre, una bella frustata. E qui è
Adesso Bettarini si arrabbia perché da sotto canestro forse Lorenzo poteva appoggiare e non riaprire. Potrebbe chiamare anche un minutino, no? Io direi che dovresti indicarglielo tu. Dovrei indicarglielo io. Oppure dovresti semplicemente spegnere il microfono e urlarglielo. Diciamo che nelle prossime partite, quando conterà, sicuramente chiamerà, si farà sentire. Assolutamente sì. Lo vedo molto paterno questa sera con i suoi giocatori. Bravo Bellettini. Bravo Bellettini, molto bravo. Altra cosa che ormai non si fischia più è la violazione dei 3 secondi, perché in area ci si campeggia in area. Altro fallo. Comunque spendiamo anche una grande parola per Lorenzo Bettarini, che è veramente una grandissima persona, disponibile, affabile. Abbiamo visto prima anche nella piccola conferenza, visto che ha preso il posto all'ultimo minuto di Sergio Taucher, anche loquace, che salutiamo perché ha avuto questo piccolo imprevisto contrattempo in casa. Sì. In casa si è scusato mille volte, ma avevo mille domande da fargli, gliele farò la prossima volta, perché ci sarà sicuramente una prossima volta. Assolutamente, gli ho strappato sicuramente la restituzione, insomma, del problema, ecco. Che non determinato certamente non da lui. Attenzione, fallo sul tiro da tre punti con prima protesta della giornata di Borutban, che giustamente non ama perdere nemmeno nel scala 40 nel caso della moglie. Campetto del ricreatorio. No, parlando di Lorenzo Bettarini, Borutban a Tercento, che segnò penso 800 punti. Lorenzo Bettarini si è dimostrato una gran persona, perché appunto è riuscito con le sue chicche, insomma, i suoi aneddoti a rendere la conferenza molto piacevole ed interessante, nonostante l'assenza di un fuori classe del giornalismo come Sergio Taucher. No, io di Lorenzo, quando tu gli hai fatto opportunamente la domanda sulle sue percentuali, che sono astronomiche, io mi ricordo di una partita, forse c'eri anche tu in trasferta, l'anno della Gesteco, questo è un lapsus freudiano, saluto Davide Mikalic, della Gesteco 5-3-5 di Lajos Tot, giocavamo penso a Mestre, e lui segnò da tre e la retina non si mosse e tutti quanti ci arrabbiamo, finché uno disse: guarda che ha segnato. Tale la precisione, perché come tu ben sai, cosa che non riguarda me perché purtroppo al tiro ero abbastanza mediamente preciso, 16. Il tiratore considera buono il canestro solo se il ferro non viene sfiorato. Beh sì, abbiamo ricordato prima che ha chiuso la carriera con oltre il 50% nel tiro da tre. Secondo me è stato anche un po' eccessivo, perché ha citato un 52%, a me risulta qualcosina in meno, ma sempre superiore al 50%, ma una stagione al 54%, sì, una stagione intera al 54%. Beh, è vero che, come dicevi giustamente tu, e diceva anche lui, era un basket diverso, era molto più tecnico e meno fisico. Oggi si corre molto più velocemente. Buono anche il secondo. Anche come ha detto lui, insomma, ha detto: io tiravo con i piedi per terra, selezionavo i tiri e quindi le percentuali potevano essere migliori. Comunque bisogna metterle le bombe, insomma. Appunto. Cioè, non è vero che lezione, tanto la partita va avanti, 29 minuti a metà, quasi a metà del secondo quarto. Tra un po' ti lascerò comunque, perché c'è una piccolissima sorpresa tra il primo e il secondo tempo. Molto bene, intanto qui altro errore, però lo Iadra è un poco presente al rimbalzo difensivo, tanti rimbalzi offensivi per la selezione. Molinaro diciamo che i centimetri questa sera li abbiamo messi sotto le plance, eh? Diciamo che la formazione è abbastanza sbilanciata verso i lunghi. Sì, in effetti lo Jadran è arrivato con Rajčić, che è un ottimo centro, però gli altri sono più stava tecnici. Quasi perdendo la palla Michael Lewis. 5 minuti spiccioli. Floreani anche qui. Passi in partenza. Beh, ma sai, adesso col passo zero possono mascherarlo. Però 33-17, attenzione. Sono quelle cose che però, no? Sì, l'osservatore del basket becca subito. Sì, però noi siamo vecchi, forse oggi il passo zero ci inganna un po', perché questi passi non li fischiano più quasi mai. Gli americani, altrimenti, non appena arrivati dagli Stati Uniti, non potrebbero giocarsi una palla, perché sono tutti in partenza. Detto che io in NBA ho visto fare anche 8 passi prima di prendere la palla. È vero, c'era un video interessante. Succede molto più spesso di quello che noi pensiamo. Così voleva Bettarini, nel 99, dice la leggenda. Liberi per capitano Malalang intanto. Tanto siamo 33-17, sì, ti dicevo, abbiamo quasi doppiato la squadra ospite, però esatto. Adesso il capitano Malalang, uno su due, però si fa riaddomesticare la palla fra le mani.
nessuno ha tagliato fuori il tiratore, no? Parliamo delle basi. Sui campetti si taglia fuori poco, ma oggi vedo che in generale si taglia fuori molto poco. Grande passaggio sotto canestro per Malalan. Bravo, bravo Gulic a trovare il capitano sotto canestro. Bel canestro di Malalan, ci sarà raccontato delle cose. Munini intanto, molto bravo Munini, controlla il corpo, 35-20. Assist di Lorenzo Molinaro, che insomma a pallacanestro penso che sappia abbastanza giocare. Col livello tecnico della partita comunque non è... Bellina ha piazzato, nonostante i 44 anni, ha piazzato una notevole... Questo è un fallo clamoroso che non vedono. Una notevole stoppata difensiva. Questo è anche questo. E questo ha bloccato il contropiede. Un applauso a Bellina che è riuscita addirittura a saltare la gazzetta. Questa è cattiva, Grande Federico. Vi ricordiamo che lui è il nostro capitano perché ha l'Aquila del Friuli tatuata... Sul polpazzo. Stiamo ascoltando, è una cosa da sottolineare, da rimarcare, da rimarcare. Classe 79, attenzione, mi pare giochi il Tarcento adesso a San Daniele. Viene da Tarcento, l'ultima stagione da San Daniele, hai ragione. San Daniele che non so per quale motivo, nonostante la sconfitta con il Contovel nello spareggio, l'ho vista di nuovo nell'elenco delle squadre che parteciperanno alla Serie C regionale. Non riesco a capire il perché, probabilmente ci sarà stato qualche rinuncia, perché c'è stato lo spareggio, sai, in queste, con il Contovel, sì, è vero. Con il Contovel che era tra le prime, forse la prima o la seconda della Serie D, hanno perso, ma le ho trovate entrambe nell'elenco delle squadre della Serie C. Anche il Contovel che è nelle stesse condizioni di dello Jadran, per cui il palazzetto in cui hanno giocato la Serie D deve essere omologato? Probabilmente si parlava di Monfalcone. Addirittura. Sì, perché Trieste. Cioè, nemmeno diceva, la Serie C può giocare. Come diceva John Adami, forse va a giocare nel palazzetto in cui giocava lo Jadran l'anno scorso. Potrebbe essere. Avanza lo Jadran intanto. Malalan fino in fondo, Malalan. Molto bravo. Reazione di dello Jadran. Le distanze. Che parziale di 8-2, 3 e mezzo alla fine del primo tempo, che è scorso via veramente veloce, diciamo, con Daniele che la tecnica in campo è assolutamente rimarchevole. Munini, attenzione, Bellina all'angolo, e va tripla del capitano. Tripla del capitano. Piedi per terra, diciamolo, per usare alla Lorenzo Bettarini. Alla Bettarini. Munini dato il contropiede per Romanina. 5-0 e di nuovo più 13, scusatemi, più 15. Più 15 per la selezione da Friul, a poco meno di 3 minuti dalla fine del primo tempo. Bellettini, Kumou saluti che voi a fa il spettacolo tal pring e il secondo tempo. Mandi a dopo. Mandi a voi altri, a te, a Gaso, a Bettarini, a Ducci. Nell'intervallo faremo pausa, come funziona? Facciamo pausa, noi facciamo questo tiro da tre punti, questo tiro da centrocampo a cui io non parteciperò, intanto premio lunga, assolutamente alimentare e basta, dopo ci risentiamo, ci rivediamo, anzi voi rivedete la partita nel terzo e nel quarto quarto, nel molto bene tempo. Noi a dopo. A dopo, ciao, grazie a Daniele Punter che ci ha tenuti in compagnia anche con alcune simpatiche notazioni sulla organizzazione di questa selezione da Friul, che appunto è l'espressione cestistica di un movimento più globale. 1.50 alla fine del primo tempo, con un errore di Romanin che non trova Bellini, attenzione, contropiede facile con un cameriere di De Petris. 40-27, 90 secondi dalla fine del primo tempo. Non felice Lorenzo Bettarini dell'azione precedente, ma Bellina, battezzato da tre centralmente, mette il più 16, 43-27, 80 secondi. Capitano di lunghissimo corso, intanto Malalan di forza. Appoggio canestro di Sasha Malalan. Le squadre adesso sono anche un po' stanche. 4-3, dopo aver corso tanto in questo prima parte della partita. Munini, tre punti,
cross per Michael Lewis, che trova Romanini in angolo, ancora Michael Lewis. Molinaro da fuori, tabellata di Molinaro, tiro forzato con il contropiede, frustrato da Michael Lewis, il ripiegamento difensivo molto bravo, il numero 10, ultimi 46 secondi. Rientra tanto Ignatovic, fuori Berrettini. Mattia Battic a impostare l'azione per i Plavi. Ultimi 40. Boritpan ancora. Malalan che ha segnato, penso, tutti o quasi tutti gli ultimi punti della sua squadra. Giocatore di grande spessore, capitano storico dello Jadran, una vita nella squadra rovena. Altro passaggio di Romanin per Munini, che dal sotto canestro usa il ferro come scudo e realizza il 46-31, ultimi 10 secondi che si sta adesso. 10, attenzione, 9, 8, 7, si interrompe 6, l'azione, bravo, yes, bravissimo Mattia Battic, che sarà si con la palla persa in uscita, dato, ma la partita finisce 45-33. Adesso c'è un po' di pausa per le due squadre. Come preannunciava Daniele Punta, ci sarà il tiro da metà campo con Ricky Premi e Cotillon. E per questa telecronaca di tutto semiserie ci sentiamo all'inizio del secondo tempo. Allora, il momento della serata più divertente. Vediamo chi viene a tirare da centrocampo. In palio, mezza forma di formaggio. Vieni, tu che sei il friulano, quello con la maglia rossa, eccolo qua, è il primo. Oh! Boris Littez, uno che non ha mai visto il pallone in pallacanestro, mi pare, no? Abbiamo anche il DJ. Allora, il regalo, niente proprio di meno che una mezza forma di formaggio della Pezzetta Formaggi e Salumi e due birre dell'Agri Birrificio Aquila d'Oro. Datemi un pallone, ragazzi, questo. Un tentativo per... Vieni, uno solo. Un applauso per Boris, vero campione. Da metà campo, da tre è troppo facile. E penso sia Montasio, ma lo puoi cambiare. È un sei mesi di Fagagna, però. Un applauso per Boris Vitez. Allora, dai, iniziamo. Il nostro DJ, vieni DJ. Nome e cognome? Luca Merlino. Luca Merlino prova da centrocampo. Vai Luca! No, niente, Luca Merlino torna ai dischi. Vieni, tu sì che sei un friulese, anzi un friulano. Allora, nome e cognome? Gianmarco Pontoni. Gianmarco Pontoni, non sei il fratello di Elisa, vero tu? No, non è il fratello del capitano della Dancer. Allora, 3, 2, 1, via! Sì! Mamma mia! Chi? The Child, vieni. Allora, ecco il tuo pallone, tu invece sei... Dennis con la L, nome desueto. Pronto, ci siamo, vediamo. Sì! Vieni Dennis, vieni. Raccontaci di te adesso. Giochi a pallacanestro? No, sono completamente rotto, ginocchia, tendine d'Achille, quindi no, sono spettatore, purtroppo. In che senso purtroppo? Perché ti fai Bologna? Esatto. Quindi no, è solo bravura, ammetto, è bravura, mi sono allenato da stamattina. Perfetto, vieni, ecco,
Dov'è il fotografo? Grazie. Allora, attenzione, qua c'è mezza forma di formaggio, due birre offerte dall'Agri Birrificio Aquila d'Oro, ovviamente lo scudetto, il bidoncino del Friuli, le foto, grazie. Io speravo durasse un po' di più la partita, ma avevo trovato l'uomo NBA che ce l'ha messa là, che dobbiamo farci purtroppo. E si riprende la partita con la rimessa di Munini a centrocampo. Munini, Luis Molinaro, Romania e Bellina contro Ignatovic, Rajčić, Gulić, Batic, e ci manca sempre quinto. Attenzione a Bellina, sbaglia la tripla, intanto Bellina. Ancora un rimbalzo offensivo. Bravo, molto bravo. Molto bravo Michael Lewis. Bravo anche Giorgio Romanin, che porta il 14 vantaggio della squadra di maglia gialla. Passo schiacciato di Batic, che riceve ancora palla poi da Ignatovic, fuori per Borutban, che è il quinto giocatore che ci mancava. Attenzione Gulić, piedi a terra dall'angolo, corta anche questa tripla. Rimbalzo di Munini, primo minuto che se ne va nel terzo quarto. Munini, passaggio cross dalla parte opposta, poi Bellina che cerca proprio su Munini sto canestro. Si arrabbia Lorenzo Pettarini, ma sorridono sia Bellina che Molinaro. Diciamo che i suoi riproveri sono presi nella maniera più tranquilla possibile. E Bellina continua a passarsi il pallone, rimessa dal fondo. Dato caso tende a sottolineare come ci sia un'intesa diretta tra Bellina e Molini senza guardare gli altri. Attenzione, tripla aperta di Ignatovic, ah no, scusatemi, di Rajčić. Alla faccia dello stanco Rajčić. 4-7-3-6 più 11 per i Friul, con Munini in posizione di post, rovescia palla proprio per Bellina, non a caso. Altra palla di Bellina, altra palla persa per Munini. Borutban che va in contropiede dietro la schiena per Batic, sotto canestro, perde palla. Attenzione, c'è un fallo di Batic che si accorge del fallo, gli abiti danno la regola del vantaggio, canestro di Luis. 4-9-3-6, 8 minuti da andare sul cronometro del terzo quarto. Batic, tripla di Batic, bella, ancora, bello stile, la retina, più 10, 4-9-3-9, punti personali. Questa è una bella Munini parte opposta, palla a due con Molinaro. Non è ancora felice Lorenzo, che dice cos'è sta roba sostanzialmente. Attenzione Rajčić, piedi a terra, alta tripla, 3-6-9 per gli ospiti, che ci riportano a meno 7, punteggio minimo di svantaggio da tanti minuti a questa parte, con Michael Lewis fuori dalla linea dei tre punti. Ancora Molini in post, c'è Romanin dalla parte opposta che aspetta completamente solo, riceve palla, tripla aperta di Romanin. Mamma mia, Giorgio Romanin, 52-42, bravo Giorgio, ma bravo anche Molini a servirlo, era da qualche secondo completamente solo. Attenzione, ancora una tripla aperta di Rajčić. Ignatovic del numero 20, 4 triple in fila per gli ospiti. Palla di Bellina, poi con un cross per la tribuna. Ricordiamo al pubblico che sono in vendita presso il chiosco. Mancano poco più di 5 minuti e mezzo alla fine di questo terzo quarto. E libri anche del a memoria la terza o quarta palla persa di della selezione del Friuli in questo terzo periodo. 5-2-4-5 in questo momento. Rajčić non tira, Gulić riapre per Ban, disorienta Michael Lewis, alta tripla sbagliata stavolta,
la palla è bravo Ignatovic, però a recuperare, riapre Batic, Ban sì, classe infinita con la scaletta 5-2-4-7, 5 punti soli adesso il vantaggio della selezione dal Friul, con lo Jadran che non ci sta certamente a fare da sparring partner, come giusto che sia. Munini, tripla di Munini sul blocco parto da Mozzi, non va, e quindi è Batic la parte opposta. Altra tripla tentata da Rajčić, altra tripla. Ancora 3 punti, Rajčić! 5-2-50, in un amen si riporta a contatto, tutto da rifare per selezione friulana. Mozzi sotto per Munini, fuori per Michael Lewis, tripla aperta, sfortunato stavolta. Il ferro sputa la sua concussione. Batic. Altra tripla tentata e altra yes, tripla di Rajčić e time out con quello che a memoria è il primo vantaggio ospite dall'inizio della gara. 5-2-5-3 a 5-26 dalla fine del terzo periodo, con un esercizio al tiro straordinario da parte dei Plavi, tiri veramente fantastici con poca pressione, è vero, ma grande precisione. E Lorenzo chiama il time out che Daniele Punta invocava già nel primo tempo. Adesso lo vediamo intento a impartire ai suoi giocatori qualche indicazione. Forse c'è un po' di aria, veramente troppa aria dal campetto in questo terzo quarto. L'allenatore ospite invece molto più tranquillo. Al rientro in campo i suoi hanno dimostrato le ragioni per le quali sono stati promossi in B interregionale. Ottima squadra quella in maglia blu. Si riprende con la rimessa di Colussa per Bellina. Adesso è Floreani, maxi cambio per i friulani. Sbaglia Floreani, 5-2 maglia gialla. Batic 5-3 trova Rajčić, c'è un fallo, fallo di Mozzi del numero 4. Ci raggiunge ancora Daniele. Esercizio al tiro da tre dello Jadran nel secondo tempo, assolutamente sì, incredibile. Mi allontano un attimo e vedo un canestro da centrocampo al quarto tentativo e una rimonta incredibile dello Jadran. Lo Jadran ha messo, se non vado errato, 6 triple in fila, con Batic che apre adesso molto bene sull'angolo per ancora Bellettini. 2 punti. Gioca molto più facile adesso lo Jadran, diciamo che allunga a più 3. In 5 minuti è ribaltato la partita. Assolutamente sì, un parziale adesso a memoria direi potrebbe essere 18-17. Esatto, sicuramente ha segnato 22 punti. Con 6 triple e 2 conclusioni da sotto. Bravo Mozzi, che interrompe l'emorragia dei punti. Si riporta a meno 1 la selezione friulana a 4-26 dalla fine. Vediamo se la partita rimane in equilibrio, se qualche squadra riesce a prendere un gap decisivo, anche perché ormai non è che manchi moltissimo. Stiamo entrando nella zona più importante della partita. Due abiti inglesi hanno tollerato una violazione di passi in partenza e due falli piuttosto netti della difesa. Il terzo non poteva evitarlo. Comunque vi voglio raccontare questa. Il capitano ha preteso che dietro la panchina portassi il tè caldo. Mi sembra molto professionale la cosa. L'hai trovato? È una bevanda sempre gialla. Ah, non calda. Fredda. Non te caldo allora? No, diciamo che ha voluto le sue birrette dietro alla panchina. Beh, diciamo che il capitano Bellina può fare dire tutto ciò che vuole. Attenzione, tripla chilometrica, non va. Lotta a rimbalzo vinta dallo Jadran, che in questo secondo tempo è veramente più presente a se stessa. Batic. Intanto Lorenzo che Petrini gioca con una sottomaglia degli anni 80, direi. Sì. Ho visto due o tre giocatori. Ecco, mancava il fallo in attacco. Adesso manca solo i 3 secondi e il doppio palleggio, poi siamo a posto. Attenzione, scivola. Fischiato a Rajčić. Romanin in gestione. Per cui palla per Andrea Colussa.
Mozzi si è preoccupato troppo della posizione e poco della ricezione. Passaggio corto però con Ban. Mi sembra che Ban si è ringalluzzito. A Ban sono girati gli Zebedei per come è andato al primo tempo, secondo me. Anche qua. Mamma mia! Ecco Lusa che schiaccia. Questo facendoti contento. Esatto, finalmente. L'avevo chiamata prima 5-6, e ho visto una bella schiacciata in contropiede. Parità su 56 dopo il libero realizzato da Roy Adran e la schiacciata di Andrea Colussa. Comunque diciamo che non è proprio un livello così basso, no? No, il livello è decisamente scivola, è stato il numero 4 Batic. No, non è rigore. Il VAR dice che non è rigore. Infatti stiamo anche commentando quello che dice Gabriele Gaso, perché ogni tanto quando Lorenzo Pittarini che ha cominciato una sua personale lotta contro i suoi giocatori. Quando un centro porta il contropiede, nel 90% delle volte il pallone va dove è andato a finire, cioè in fallo laterale. L'ha fatto prima di me. Guarda, l'unico centro che ho visto portare bene un contropiede negli ultimi anni è Crosariol, quando giocava per Piacenza. Borut, perché Banzi giocava da fermo. Beh, però. Ma Crosariol ricordo che piazzava tantissimi assist, quindi la sua tecnica ce l'aveva. Appunto. No? Ecco, magari io inviterei i nostri centri ad affidarsi alle guardie, anche se sapevo che siamo magari, cioè Friuli è un po' più solido sulla parte alta fisica penso che sull'esterno, però Cucu bravo, bravissimo Michael Cucu ha tecnica, anche molta voglia di fare. Anche nel primo tempo Cucu aveva dato una bella svolta, no? Lezione alta adesso lo Iadra ha ripreso a giocare come le bravo Bozzi, visto Mozzi che ha aperto contropiede giallo, è un bel assist con la rimbalzo di Molinaro, assist no, di Colussa, scusa. Ecco, tre Sdeng in fila, diciamo, per la lista di chiamarsi minors. Diciamo che il tiro da tre punti non mi sembra la sua arma migliore. Esatto. Canestro di Batic, che c'è un cambio, esce Romanin. Fuori Romanin. Siamo ormai alle battute finali del terzo quarto e il punteggio è molto in bilico. Io ti dico la verità, l'unica cosa che avrei temuto per la perfetta riuscita che comunque ci sarebbe sempre stata è un punteggio basso, invece il punteggio è molto alto. Il punteggio è alto e soprattutto è anche punto a punto, quindi è anche appassionante, aspettiamoci per l'ultimo quarto. Bravissimo, ecco Lussa, però ottimo l'assist e il pubblico apprezza. Perché la pallacanestro è patrimonio di queste parti dell'Italia. Guarda, bravo Mozzi a tenere Ignatovic. Passaggio di Ignatovic non perfetto. Malalan la controlla, riapre per una penetrazione rallentata di Luca Bellettini. Tra l'altro siamo in un playground, in un campetto dove veramente grandissima azione qui di Tiziano Floreani, che secondo me avrebbe meritato un eventuale premio per la migliorazione della attenzione serata. Che avremo comunque il premio per il miglior marcatore, che io non so perché non mi portate le distinte al povero telecronista, che, non perché che quello comunque vedremo dal tavolo ufficiale mentre dovremo decidere l'MVP, quindi cominciamo a pensarci. Ma io ho un'idea, ce l'ho, ed è assolutamente, come posso dirti, aspettiamo ancora, abbiamo ancora un quarto, 30 secondi. Il mio MVP ha una maglietta verde e un paio di pantaloni e sta a bordo campo. Va bene, questa è un'iperbole con Floreani ancora da fuori, non una grande esecuzione, però ottima presenza sto canestro di Colussa. 9, 8, ultima azione, manca 7, c'è il countdown di Gaso, quindi 5, attenzione, 4, Colussa da 3, 2, troppo, 1. Bravo, bravissimo Cucu che sfiora. 63-60 con punteggio appunto molto vicino. Una gara molto bella questa. Molto bella, aspettiamoci gli ultimi 10 minuti ancora punto a punto. No, dicevo che questo campetto è diciamo un po' così controcorrente, nel senso che spesso quando passo di qua trovo sempre il campetto pieno ed è una cosa molto molto piacevole. Io devo ancora capire perché il nostro campetto l'hanno fatto sparire, ma questa è piccola polemica contro le persone del mio paese.
hanno fatto le opere parrocchiali, ci sta. Però c'è sempre il campetto della COP, anche, però... quello, anche quello storicamente, anzi forse per il basket è stato più importante. Però io alla COP mi stivo sempre ospite, invece però la, la canonica del nostro cappetto. Però alla COP c'è stata storia di basket anche, eh? L'Eurocar è iniziato lì. No, d'accordo, però come posso dirti? Anzi, nei miei scarsi trascorsi nel basket ho giocato con il compianto Malagoli. Che a 17, 16, 17 anni veniva nel campetto a giocare con noi ed era un gran bel giocare, insomma. Ad ogni buon conto, ogni quartiere di ogni paesino in Slovenia ha un campo da pallacanestro. Questo non accade in Italia, cose che, come posso dirti, appartengono alla cultura locale, ma vedere tanta gente stasera ti mi porta a pensare una cosa che già sapevo, cioè che la pallacanestro è insita nel tessuto culturale di questa terra. Beh, soprattutto poi, come ho detto prima anche nella conferenza, mi sembra che il movimento negli ultimi 2-3 anni abbia avuto così una ripresa, no? Almeno sembrerebbe. Ecco che Bettarini parte in contropiede. Bettarini ha visto la palla e è partito in contropiede, esatto. Fa di tutto per distrarci ai nostri discorsi che non c'entrano nulla con la pallacanestro. Dicevo che mi sembra che a livello anche giovanile ci sia una ripresa, probabilmente dettata anche dai risultati che ci sono a livello regionale, con Trieste che da anni comunque continua a sfornare giovani. Forse un po' in calo in questo momento, anche se ha avuto la squadra in Serie A1, ma forse c'è stato un periodo in cui era più forte a livello giovanile, a livello regionale. Mi sembra che Udine ora stia riprendendo, insomma, qualità anche nei giovani, e spero e penso che le due squadre friulane portino un po' di entusiasmo e portino nuovi virgulti, nuovi giovani ad avvicinarsi al basket. Guarda, io non voglio entrare Mozzi con un tiro, senza parabola, tra l'altro. Beh, d'altra parte, dalla sua altezza può permettersi due tiri, questi molto belli, quello di Malalan prima. Sembrava di vedere Thomas Pellarini. Beh, adesso Thomas Pellarini, che ricordiamo uno dei simboli di San Daniele. Beh, evidentemente ascoltiamo quello che dice Gaso, da cui labbra prendiamo. Te Paolo prova, Di Mozzi. Prova la bomba di tabella. Esatto. Non dichiarata, quindi non giustamente dichiarata. Non va. Sezione l'Aliup di Cucu. Per Tiziano Floreani, che ringrazia e porta più 5, Tiziano, credo. Tiziano Floreani penso che non sia lontano dalla doppia cifra, senza avere... Secondo me l'ha già passata, siamo già a 13. A occhio così. Intanto Ignatovic fino in fondo. 6-7-6-4 quando mancano 8 minuti e mezzo alla fine della partita, a questo punto. Strano che da dirsi, perché sta veramente velocissima. Merito anche di un arbitraggio decisamente perfetto. Sfortunatissimo qui. E del fatto che gli allenatori abbiano centellinato. E questa è una tripla di tabella. Dichiarata, però non l'ha dichiarata. Tiziano deve dichiarare. E Tiziano mi sa che se la gioca per il miglior marcatore. Il miglior marcatore, sì. Beh, il doppio premio non possiamo darglielo. Quindi bisogna trovare un MVP che non sia lui. Esatto. Ah, dai, aspettiamo almeno ancora 4-5 minuti. Democraticamente sarà sicuramente uno da una parte e uno dall'altra, no? Se il marcatore sarà di una squadra, l'MVP sarà dall'altra. E allora io sì. Potrebbe essere che molto democraticamente e democristianamente si sceglie il capitano dell'altra squadra, che ha giocato tanto molto bene. Malalang è un ottimo giocatore. Attenzione, adesso abbiamo, ecco, l'unico problema di questo campo è appunto il campo per destinazione, che è piuttosto ampio. Puntel è qui. Mi chiamano. Viene chiesto al negozio degli, ecco, al negozio, cioè torna a fare il suo lavoro Daniele Puntel, ci abbandona da solo. Il fallo di Malalan quando mancano 7:45 alla fine, su 70-64. Ho detto una coglionata, tanto per aggiungere un'altra. Liberi per Lorenzo Bellese. Infinità. Corto il primo per il ragazzo classe 2004 che milita
nel Micraccio San Daniele. Ancora libero per Lorenzo Bellese. Secondo libero per il giovane ragazzo. Anche questo è corto. Rimbalzo è di Ignatovic. Spinge il contropiede Carlo De Petris. Scusami, Malalan. Patic riapre per Bellettini. Scivola Gulic che poi cerca una trip, ma è un airball. Dalla scivolata forse avrebbe dovuto cercare un po' più di equilibrio. Chiede scusa ai suoi compagni che accettano di buon grado le sue scuse. 7-25 alla fine. Con Michael Cucco porta la palla e poi bello il cameriere di Michael che finta passaggio si butta in area. Diciamo prima con Daniele, Michael è uno degli eroi della Gesteco Cividale, della MEP Gesteco Cividale, che sono arrivati ai quarti di finale delle finali appunto di categoria di Agropoli di Under 19, tanto faticosa la contropiede della selezione, palla persa con Malan che è rimasto a parte opposta dietro la schiena, però perde palla anche lui. Diciamo Michael Cucco con i suoi altri ragazzi agli ordini di Federico Vecchi e di Spessotto. Quarti di finale contro Pesaro alle Finals, quindi contro una squadra, una major nazionale, ottima figura, con bellissima conclusione di Pierluigi Mozzi. 7-4, 6-4, più 10 a 6-20 dalla fine. Stiamo organizzando per fallo della difesa di Bellese. C'è un cambio. Dentro Michael Lewis, è andato fuori Bellese, a fattore dell'ultimo fallo. Cambio per... Vuole un po' più di solidità, forse, in area. Mentre Bang per Malalan e Rajčić per Batic nelle file plave. 6-22 alla fine. Adesso, per crearci ancora più difficoltà, il tabellone è girato verso le panchine. E quindi le vediamo di traverso. Attenzione, corta la conclusione da tre di Ignatovic. Palla che esce. Michael Lewis a portare palla per la selezione friulana. Mozzi tiene lontano Rajčić con una mano e con l'altra controlla la palla. Va in post Mozzi, evita Rajčić. Bella la sospensione, corta la palla. Sfortunato nel tentativo di tap-in Andrea Colussa. Michael Lewis tiene Ban nei pesci di tirare, però nella rotazione Ignatovic completamente solo, sbaglia un calcio di rigore da tre. Palla fuori per Colussa che si mette anche lui in posizione di posta, aspetta un aiuto. Tiziano Floreani sfrutta un impallo. Grande azione conclusa da Floreani. Vogliamo pensare che il passaggio fosse volontario. Fallo il numero 3. Fallo di Cucu intanto sulla palla d'uscita dalla rimessa. È il terzo fallo per Michael. Poco più di 5 minuti alla fine di questa partita con il quarto quarto che sta andando nella sua metà finale. Ban a tripla di ricorsa senza bilanciamento, corta. Michael Lewis adesso gioca anche un po' con il cronometro, il Friuli. Palla cross per Colussa, tiene molto bene Ulic, bravo, bravissimo Lewis che si protegge con penetrazione sul il fondo di Michael Lewis. E il Friuli che si riallunga a 70-64, più 14 quando mancano 4-40 alla fine. Gulic bravo a battere Michael Lewis, molto bravo questo ragazzo che mi pare graviti anche nelle fila delle giovanili di Trieste. Cortissimo intanto la conclusione di Cucco dalla parte opposta. Ban molto bene sotto per Rajčić. Borut Ban, giocatore di assoluto livello, lo conoscevamo. 4 alla fine, più 10, un 4-0 di parziale per lo Jadran. Floriani sfinta il tiro da 3, poi apre per Colussa, male.
Clus ormai pensava che Roma, che Romanin tirasse, non si aspettava il passaggio, palla persa. E lo Iadra che ha la possibilità di riavvicinarsi ulteriormente a una singola cifra di stacco, con Giorgio Romanin già in sul cubo di cambi, corto il tiro Iadran. Michael Lewis, no look per Bellina, per Colussa, salva Mozzi, una palla che stava uscendo. Lewis, palla rubata molto bene da Ignatovic. C'è un cambio per Luca Ignatovic, molto sveglio questo ragazzo, molto bravo. Esce Mike Cucu. Fuori Cucu. E dentro, come diciamo, Giorgio Romanin, che da qualche secondo aspettava il momento giusto per entrare. 3:26. Romanin, Tiziano Floreani per Mozzi. Ancora Floreani. Finta di... perde palla, ma... come giustamente qualcuno dal pubblico sottolineava sulla sua partenza.